Sospetti terroristi arrestati e torturati dalla CIA su suolo comunitario con la possibile complicità delle capitali europee. Questa è la vicenda al cuore di un rapporto nel 2007 del Parlamento europeo, che oggi, a 5 anni di distanza, ancora non vede chiaro. Nuove informazioni supporterebbero la corresponsabilità dei governi europei che per le cosiddette consegne straordinarie hanno messo a disposizioni centri di detenzione e basi aeree. Negli Stati membri, almeno in alcuni, non è stato fatto niente per indagare seriamente per arrivare al cuore del problema. Penso sia molto importante che oltre al divieto di torture e di complicità nelle torture ci sia anche un obbligo ad indagare, ad assicurare i responsabili alla giustizia. Di fronte a inchieste nazionali archiviate o arrivate a un punto morto, il Parlamento europeo si interroga su come mettere fine al segreto di Stato invocato dai governi nazionali e ottenere le informazioni emerse finora. Davanti alle mancanze degli Stati membri, l'Unione europea dovrebbe occuparsi in prima persona di questa vicenda e fare in modo che le informazioni in possesso degli Stati membri vengano messe a disposizione. Accessibile. Ad aprile l'Euroassemblea invierà una delegazione in Lituania. Il suo coinvolgimento, così come per Polonia, Danimarca, Finlandia, è emerso in questi ultimi anni di indagini. Dopo l'estate la vicenda sarà di nuovo oggetto di un voto nella plenaria di Strasburgo.